Una festa tra acrobazie ed evoluzioni nel pomeriggio di sabato 4 marzo per l'inaugurazione della nuova sede dell'ATR, Acrobatic Team Riccione. Il gruppo, che conta dai bimbi di 5 anni fino agli adulti over 60, ha trovato casa nella riqualificata palestra di Via Martinelli. La festa, a cui ha partecipato anche l'assessore allo sport Simone Imola, ha visto protagonisti bambini, ragazzi, adulti che frequentano i corsi, ma anche chi non partecipa più attivamente ma è rimasto legato a questa realtà. Nata a Riccione nel 1989 con una sfida particolare: proporre ginnastica acrobatica ad alti livelli, ma non al fine delle competizioni. Il crescere atleticamente e tecnicamente, spiega infatti il vicepresidente e allenatore storico Giovanni Foschi, è prima di tutto un piacere personale. L'ATR è nata nel 1989 e io dal 1989 appartengo a questo gruppo e lo seguo come allenatore, come coreografo, come responsabile, come promotore di iniziative, perché uno degli slogan fondamentali dell'ATR è non solo ginnastica. Quindi cos'è l'ATR? L'ATR è una realtà sportiva che affronta tutto quello che è il mondo della ginnastica. Nasce dalla ginnastica artistica ma evolve nella ginnastica acrobatica. In realtà non ci sono grandi differenze se non lo spirito col quale noi viviamo questa disciplina. Le capriole sono le stesse, le verticali, le ruote, i salti mortali. Lo spirito che ci contraddistingue è non dare importanza a quella che è la competizione. Infatti tutto quello che è il mondo competitivo non ci appartiene, ma ci appartiene il piacere di crescere, di migliorare atleticamente, ma di migliorare anche tecnicamente per il piacere di farlo. In pratica l'attrezzo principale di questa disciplina è il nostro corpo. Quindi diventare padroni del nostro corpo è la cosa più bella che si possa fare. L'altra cosa importante di questo gruppo, di questa realtà sportiva che è l'Acrobatic Team Riccione, è che non ci poniamo dei limiti, quindi noi non abbiamo pensiero di allenare qualcuno meglio di qualcun altro. Noi alleniamo tutti quanti con lo stesso spirito, perché sappiamo che ad ognuno è previsto un percorso e per lui noi cerchiamo di dare il meglio. Ci rivolgiamo ai bambini di 5 anni, 6, 7, 10, ai ragazzetti di 14, 15, ai ragazzi di 18, agli adulti di 20, 30, 40 e oltre, fino anche ai 50 e 60. Con tutti svolgiamo lo stesso programma, nel senso che ottima preparazione atletica, perché la priorità è dare ai nostri atleti la possibilità di crescere fisicamente nel modo migliore. Poi arricchirli, se loro lo vogliono, di quel bagaglio tecnico-tattico che appartiene appunto a questa disciplina, quindi dei salti mortali e tutto il resto. Secondo me l'obiettivo fondamentale, ovvero di far divertire dei ragazzi e dei giovani, dei bambini, e di avvicinarli sempre di più al mondo dello sport. Quest'oggi siamo qui in questa palestra, la palestra di Via Martinelli, che abbiamo ereditato con numerosi problemi, e in questi ultimi mesi siamo riusciti, grazie a un lavoro molto importante dell'ufficio sport in collaborazione appunto anche con l'ATR, a risolverli. In particolar modo abbiamo ripristinato tutta la situazione sul tetto, infatti avevamo numerosi problemi di infiltrazioni e di pioggia all'interno del locale. Poi abbiamo sistemato gli spogliatoi e la parte esterna, quindi ridato un'illuminazione e quindi una nuova vita a questa palestra. La cosa che contraddistingue appunto l'ATR rispetto alle altre discipline, come lo è stato per me, è questo fatto che la sfida è alla portata di tutti. Diciamo che sembra magari un muro insormontabile all'inizio riuscire a fare queste acrobazie, riuscire a fare questi salti, mentre invece è a disposizione di tutte le età, di tutti i pesi, di tutti i generi di persone. Come disciplina sportiva è molto molto varia, e anche il genere di allenamento che bisogna avere è un pochettino più elevato di altri sport, insomma.
La concentrazione è fondamentale quando si pratica questo tipo di disciplina. Il famoso detto, no? Corpo sano e mente sana. Soprattutto perché si va a lavorare su il corpo a 360 gradi. Tantissime le manifestazioni non agonistiche nazionali ed internazionali a cui l'ATR ha partecipato in oltre 30 anni di storia. Questa festa, che persone che sono qui con noi, è proprio alla condivisione con loro. Mi seguono da anni, alcuni da più anni, alcuni da altri da meno, però tutti respirano lo stesso spirito, l'idea che ogni atleta sia meritevole di tutto il nostro impegno per raggiungere il personale miglioramento, non in funzione di una competizione, ma per il personale piacere di crescere. Lo spirito di ATR è uno spirito collettivo, oltre alla ginnastica. Perché oltre alla ginnastica? Perché non finisce solo nell'allenamento, ma prosegue oltre con attività, eventi, spettacoli, cene, tutti in compagnia, piccoli, grandi, adulti, di tutte le età. E niente, siamo una grande famiglia, quindi vieni anche tu a far parte di questa grande famiglia.